Presidio dei lavoratori di una casa di riposo qui a Binasco e Eliopolis, perché questo presidio? Qual è la ragione di questo presidio? Cosa chiedete? Le ragioni sono innumerevoli, ci sono stati dei cambiamenti a livello di consorzio alla quale la nostra cooperativa si è associata e da quando ci sono stati questi cambiamenti, senza essere preventivamente noi avvisati in quanto siamo soci lavoratori e avrebbero dovuto indire un'assemblea per avvisarci delle modificazioni e delle nuove cose che sarebbero dovute accadere, ci troviamo oggi con problemi di natura retributiva, a livello di busta paga, a livello di spiegazioni, perché le persone non sono completamente competenti sul fatto di darci le spiegazioni che vogliamo. Non abbiamo più da un certo periodo, che più o meno è all'intorno ai 30 giorni, l'ufficio del personale, e in quanto la lavoratrice che precedentemente occupava questo ruolo ha cambiato lavoro e di conseguenza ci troviamo sguarniti di un servizio e non sappiamo a chi rivolgerci quando abbiamo dei problemi di natura legale, amministrativa e quant'altro. Quando hanno cambiato la detta alle buste paghe, noi non ne sapevamo assolutamente niente. La prima busta paga mancavano delle cose, la seconda mancano delle cose, la terza mancano delle cose, tutti i mesi manca sempre qualcosa. Io penso che il governo dall'istituzione può anche risolvere il problema della dignità, ma la nostra dignità ce la dobbiamo risolvere da noi. E questa è la cosa principale. Avete avuto l'incontro con il responsabile della direzione? Cosa è uscito da questo incontro? Allora, la cooperativa si è impegnata immediatamente, ha sottoscritto questi punti. Uno, ad inviare i conteggi delle festività entro oggi, a garantire la presenza di personale del consorzio per un mese, una volta alla settimana, in modo tale che i lavoratori possono andare lì e chiedere spiegazioni se vedono che ci sono delle cose che non vanno in busta paga. Come da comunicazione, inoltre, la cooperativa sostituisce l'ufficio personale, ha provveduto già a sostituirlo. Inoltre il sindacato contesta formalmente la modalità di gestione delle contestazioni disciplinari. Noi contestiamo che la contestazione disciplinare sia messa sull'area riservata del consorzio, perché questo sfugge al controllo del lavoratore che magari non lo vede e poi dalla contestazione arriva la sanzione disciplinare. Quindi l'unica modalità dal sindacato che sarà riconosciuta sarà quella della consegna a mano tramite raccomandata, come è stato fino a ieri. Come mai avete aderito o siete insieme a un sindacato di base? Un sindacato che peraltro in televisione non si vede quasi mai. Perché avete scelto un sindacato di base e non quelli più conosciuti come CGIL e CISL e UIL? Il sindacato che opera in questo momento qui è quello più influente nella struttura ed è un sindacato di base, appunto, e non è un confederato. Il sindacato di base partecipa di più all'attività dei lavoratori in quanto non è firmatario a prescindere dei contratti come fanno i classici sindacati confederati. Io per esempio non appartengo a nessuna sigla sindacale, sono un dipendente, un lavoratore, sono a sostegno degli ultimi e sono qua per combattere in difesa dei nostri diritti.